Ciao a tutti, bentrovati anche oggi. Allora, come dice il titolo, oggi vediamo 5 top esercizi. Cosa sono questi 5 top esercizi? Spesso mi vengono posti quesiti di questo tipo: ma io non ce la faccio, faccio un po' di fatica, come posso fare per avere una bella mano, per fare tanta cosa, tante cose, tecnica, eccetera? Ecco, allora, il problema della tecnica, quindi siamo sempre qui. Uno può suonare tutti i brani che vuole, ma alla fine, effettivamente, prima o poi bisogna imbattere un po' in questa cosa del far fare ginnastica alle mani, il che vuol dire non necessariamente diventare dei virtuosi, sviluppare un'ipertecnica, ma quantomeno avere un pochino più di destrezza, cosa che spesso vedo soprattutto nei principianti, manca un po'. Anche pezzi che potrebbero essere relativamente semplici vanno a complicarsi nel momento in cui appunto le dita magari fanno un po' di fatica ad eseguire determinati movimenti. Quindi analizziamo subito questi 5 top esercizi. Fatti questi, la strada vi dovrebbe apparire un po' in discesa. Allora, il primissimo esercizio che voglio proporvi viene chiamato da molti il ragno, lo eseguono anche i chitarristi, è una cosa abbastanza semplice dal punto di vista meccanico, che però se eseguito con una certa costanza può dare sicuramente i suoi risultati. Andiamo a vederlo nel dettaglio. Allora, posizioniamoci primo tasto della quarta corda e andiamo a eseguire una cosa di questo tipo: 1, 2, 3, 4. Attenzione quando eseguiamo gli esercizi di tecnica a rispettare sempre quello che dico da sempre, da quando parlo di esercizi di tecnica veri e propri, ovvero diteggiatura della mano sinistra 1, 2, 3, 4 significa che tutte le dita scendono a toccare le corde. Parto col dito indice. Il secondo dito si abbassa mentre l'indice rimane giù, stessa cosa per il terzo dito, le altre due rimangono giù e quando arrivo al mignolo tutte le quattro dita sono a contatto con la corda. 1, 2, 3, 4. Fatto questo, vi spostate sulla corda sotto e ripetete lo stesso identico movimento e via dicendo fino ad arrivare alla prima corda. Ok? Ripeto, parto dalla quarta corda, 1, 2, 3, 4, corda successiva, stessa cosa. Quando arrivo in fondo, quindi alla prima corda, e ho giù tutte e quattro le dita, mi sposto di un semitono, ovvero di un tasto. Quindi io sono arrivato qui al quarto tasto, vado al quinto tasto, attenzione al movimento della mano, vedete? Succede questo, tutte le dita si spostano come se ci fosse un binario da seguire. Io sono qui, la mano va qui, quindi il mignolo dal quarto va al quinto tasto e tutte le altre di conseguenza, l'anulare dal terzo è andato al quarto e via dicendo. Quindi ripetiamo ancora una volta, 1, 2, 3, 4. Attenzione a un'altra cosa, il passaggio da una corda alla successiva avviene in questo modo. Non alzo drasticamente le dita dalla corda, ma in modo molto calibrato, vedete, solo l'indice che si sposta mentre le altre dita vanno a spostarsi mano a mano quando è il loro turno. In questo modo tutte le dita rimangono sempre a stretto contatto con la tastiera, andando ad eseguire movimenti veramente minimi, non troppo esasperati, che vi porterebbero a perdere preziosi millisecondi in termini di tempo e quindi precisione a livello di suono. Guardate poi cosa succede. Continuo in questo modo la tastiera. Quindi, una volta che sono arrivato qui, ripeto, mi sposto avanti di un semitono e attenzione a questo movimento che è il contrario, 4 3 2 1. Osservate questa cosa, 4 3 2 1 significa che un dito dopo l'altro vado ad arrivare ad avere la nota con il solo dito indice. Poi sposto le quattro dita sulla corda sopra ed eseguo lo stesso movimento. Questo vale ovviamente per tutte le corde. Fino ad arrivare alla quarta corda mi ritroverò ancora con il solo dito indice che vado a spostare di un semitono, ovvero di un tasto, e continuo la mia progressione in questo modo, una sorta di zig-zag tra le corde, vedete? Una volta è 1, 2, 3, 4, arrivo sulla prima corda, diventa 4, 3, 2, 1, torno sulla quarta corda,
ritorna ad essere 1, 2, 3, 4. Cerco di fare questo esercizio lungo tutta la tastiera, non sottovalutate il fatto di arrivare fino ai tasti più acuti, quindi dove la tastiera comincia ad avere delle posizioni un po' più scomode per certi versi e i tasti diventano molto più piccoli, ok? Voi dovreste essere fin da subito ben allenati a suonare anche su questi tasti, oltre che su questi. Vedete che tra la prima parte di tastiera e l'ultima c'è una notevole differenza in quanto dimensione dei tasti, quindi la vostra mano si deve abituare sia ad allargarsi sui primi tasti e fare una discreta forza per ottenere il suono più giusto possibile, sia alla fine della tastiera, dove appunto i tasti sono molto minuscoli e quindi dovrete stringere le dita per cercare di arrivare un po' ovunque, ok? Con lo stesso principio andiamo ad affrontare il secondo esercizio, che ha la stessa logica, ma si complica un po'. Perché? Perché anziché fare questo movimento su una corda per volta, vado ad eseguire 1, 2, 3, 4, attenzione, a cavallo delle quattro corde. Quindi quarta corda, primo tasto, secondo tasto della terza corda, terzo tasto della seconda corda e quarto tasto della prima corda. Vedete, c'è proprio una diagonale. Questo è molto difficile se siete alle prime armi perché oltre a dover fare una certa pressione per far uscire tutte le note, dovreste riuscire anche ad allargarvi bene per arrivare a fare questo lavoro. Attenzione che appunto prendetelo con molta calma, non ponetevi problemi di timing, metronomo e quant'altro per il momento. Stiamo facendo fare ginnastica alla mano, ok? 1, 2, 3, 4. Quando avrete fatto questo e sarete arrivati in questa posizione, attenzione, il contrario, ovvero su questa corda suonate col dito indice e poi fate il movimento opposto, quindi 1, 2, 3, 4. Allora, all'inizio potete anche concedervi di alzare leggermente un dito e poi l'altro, ok? L'importante è che non sia questo, ok? Guardate, questo è proprio l'erroraccio che molti fanno, esasperare il movimento delle dita. No, la mano deve essere il più possibile a contatto con le quattro corde. Anche in questo caso, dopo averlo eseguito sui primi tasti, mi sposto cromaticamente sulla tastiera. Eccetera, eccetera. Ok, quindi questo è un po' il secondo esercizio con la stessa logica, con lo stesso criterio, sempre di far lavorare le quattro dita in modo più compatto possibile. Andiamo a vedere un nuovo esercizio che consiste in questa cosa. Allora, abbiamo ancora 1, 2, 3 e 4, ma a cavallo di due corde questa volta. Quindi parto dalla quarta corda, diteggiatura 1, 2. Sulla corda sotto 3 e 4. Attenzione, in questo caso tengo ferme le prime due dita dove si trovano, sulla quarta corda, per dare modo al terzo e al quarto dito di operare da soli sulla corda sotto. Devo arrivare alla fine della prima parte di esercizio ad ottenere questa diteggiatura, questa posizione, con tutte le dita ferme sulla loro posizione, quindi ognuno sul proprio tasto, per poi andare a ripeterlo sulle corde sotto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Mi sposto un semitono sopra e lo ripeto. E via dicendo. Anche in questo caso utile sarebbe arrivare fino a fine tastiera, quindi comunque più avanti possibile. Benissimo, 3 di 5, abbiamo detto i 5 top esercizi. Quali sono gli altri due? Gli altri due esercizi prendono spunti un pochino più armonici, ovvero parliamo di accordi, anche se in realtà in questa fase non è il nostro scopo imparare gli accordi o l'utilizzo degli arpeggi, quindi a cosa serve sapere gli accordi, bla bla bla, eccetera, cose che avremo modo di vedere magari in altre video lezioni, ma in questo caso prendiamo solo le diteggiature di alcuni accordi e vediamo perché, vediamo a cosa ci servono. Allora, il primo accordo in questione è un accordo che parte da una triade maggiore, alla quale aggiungo la settima maggiore, major 7, e la nona. Quindi se ipotizziamo di suonare un sol su questo accordo, avremo sol, si, re, fa diesis e la. Attenzione, perché la cosa importante di questo esercizio appunto è la diteggiatura, che guardiamo è 2,
1-4 sulla corda sotto, 3-1 sulla prima corda. Fatto questo, attenzione, mi sposto avanti di un semitono ed eseguo solo la discesa e il ritorno un semitono sopra. E via dicendo, quindi vedete che eseguo una salita in una determinata posizione, la discesa al semitono successivo e via dicendo, quindi mi sposto sempre di un semitono alla volta dopo aver fatto solo metà dell'esercizio in teoria, ovvero o l'arpeggio in posizione ascendente o l'arpeggio in posizione discendente, quindi partendo dalla nona e arrivando alla tonica. Visto questo, sullo stesso principio, con lo stesso criterio, andiamo a vedere l'ultimo esercizio che è anche lui un accordo, un arpeggio. Consiste in questa cosa qui, osservate attentamente, questa è la diteggiatura, una delle varie diteggiature che posso utilizzare per eseguire una triade minore, un accordo minore. Partendo dalla quinto tasto, io suono col mignolo, quindi la cosa interessante da un punto di vista tecnico è proprio questa, l'idea di iniziare qualcosa suonando dal mignolo. Il mignolo è di solito considerato, e lo è, il dito più debole, quindi questo è un buon modo per rinforzarlo, per dargli un po' di sicurezza. Quindi cosa dobbiamo fare? Quinto tasto della quarta corda col quarto dito, ovvero il mignolo. 4, 2, 1 a cavallo delle tre corde. Queste note sono La, Do e Mi e sono le tre note che fanno parte della triade di La minore. A questo punto, su questa stessa corda, suoniamo anche la nota col quarto dito, quinto tasto. Questo è un Sol, è la settima. Quindi questo diventa un La minore settima. In questo caso suoniamo ancora il La, ok? Quindi secondo tasto della prima corda col dito indice, che è l'ottava. Quindi assolutamente irrilevante da un punto di vista armonico, ma che ci consente di fare questo esercizio con questa diteggiatura. Quindi riprendetevi questi 5 esercizi, riguardateveli fino alla nausea se volete e andate a eseguirli. In che modo? Allora, ognuno di questi esercizi andrebbe fatto da prima, diciamo anche banalmente mettendovi qua e suonando liberi, senza appunto vincoli di timing, di metronomo o quant'altro. Suonate cercando appunto di concentrarvi sulla forza che dovete utilizzare per far uscire un bel suono, comunque per non creare rumori, rumorini, e soprattutto curate il fatto che le vostre dita rispettino quella che è la diteggiatura, quella che è la posizione, quindi niente dita che volano, niente note suonate con un dito solo, a meno che non siano con l'indice. Quindi queste sono le cose da tenere in considerazione. Dopodiché, una volta che avrete preso un po' di confidenza con ognuno di questi esercizi, potrete tranquillamente utilizzare un metronomo, magari partendo da BPM molto bassi, tipo 50/60, e poi mano a mano incrementare quando l'avrete fatto con i quarti, possono diventare ottavi, che possono diventare anche, perché no, sedicesimi, quindi da un certo punto in poi, da essere esercizio di tecnica di base, quindi per sciogliere le dita fondamentalmente, possono diventare anche degli esercizi di tecnica un pochino più avanzata e magari anche degli esercizi di warm up, come si dice, di riscaldamento, ovvero sono esercizi che vengono buoni magari prima di una sessione di studio vero e proprio, piuttosto che di un live. Se partite a freddo, avete paura di spaccarvi le dita, potete prendere qualcuno di questi esercizi ed eseguirveli tranquillamente a diverse velocità e sempre comunque lungo tutta la tastiera. Se siete alle prime armi, sicuramente dopo questi 5 esercizi noterete un miglioramento della vostra tecnica. Se siete già un pochino più, diciamo, esperti, allora potrebbero essere 5 armi in più per riscaldarvi e per comunque tenere sempre la vostra tecnica in costante allenamento. Benissimo, questo per oggi è tutto, spero che questo video vi sia servito. Vi auguro di esercitarvi bene, molto. E se vi è piaciuto il video, se vi piacciono in generale i miei video, lasciatemi dei like, dei commenti, iscrivetevi al mio canale, potete trovarmi, come sempre vi dico, sulla mia pagina Facebook, oltre che qui, anche su Twitter, Instagram e soprattutto, come dico sempre, a casa mia. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!